Bene, adesso dalla poesia passiamo alla pittura. Vi presento la pittrice e poetessa Milena Petrarca, che è la vincitrice della seconda edizione del Premio Internazionale di Grafica 8 Milioni, edizione 2017, ideato da Bruno Mancino e organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia d'Arte Villa. La sua immagine, la sua è l'immagine della copertina del volume Termino per matite. E, è un'artista a 360 gradi, figlia d'arte, nata a Pozzuoli, ma attiva tra Latina e New York, dove ha esposto in diverse rassegne e organizzato a New York il ciclo centenario di Cristoforo Colombo, che le ha valso prestigioso riconoscimento artistico a Howard Gallery. Silvana Lazzarini ha scritto di lei: Milena Petrarca non è solo una pittrice di fama internazionale, ma è anche una scultrice e poetessa di grande sensibilità, stilista e ritrattista, che dona emozioni oltre al tempo legate al mondo e alla sua vita, tra gioie e malinconie, passioni e speranze.
Le sue opere, presenti in molti musei italiani e americani e in prestigiose produzioni americane, francesi, inglesi e cinesi, incantano per quel loro essere sospese tra realtà e sogno, mistero e poesia. E diamo la parola. Io per ringraziare i miei ospiti che sono venuti qua, sono di Milano, c'è una, la Jessica Boni che è la ragazza di questo tratto, che poi verrà presentato qui. Poi c'è un grande scenografo della RAI, che ho cresciuto da bambina, di questo Latina, Raponi si chiama, Valerio Raponi. Sei tu? Poi c'è Enzo Pellegrini, che è un grande proprio del cinema, critico d'arte, fotografo, che ha esposto anche qui al Budek come fotografo, vero? Enzo? Tutto bene, Enzo, ti ringrazio di questa cosa bellissima che mi hai regalato. Tutti i miei ospiti qui li ringrazio tantissimo. Possiamo proiettare anche le immagini dei miei quadri, un piccolo flash di una prima mostra che ho fatto a New York, appunto. È un video della mostra di Sabaudia, fatto in onore di Sabaudia, inaugurato da Rodolfo Carelli, un grande della poesia, Rodolfo Carelli, che ha inventato il premio di Sabaudia. Allora, possiamo iniziare? Ok, vi ringrazio tutti quanti, sono molto emozionata, come ho detto prima, perché questo è un museo che è San Salvo, dove anche i miei parenti. Sì, parlando di arte, l'esposizione della pittrice Milena Petrarca, iniziato a Sabaudia dal 30 giugno all'11 luglio prossimo. Bene, diamo qualche dato della pittrice. Milena Petrarca è nata a Pozzuoli nel 1950. Ha compiuto gli studi artistici a Napoli, dove ha conseguito il titolo di maestra d'arte. Titolare di figura disegnata dal 1971, attualmente insegna figura disegnata presso il Liceo Artistico Statale di Latina. Svolge la propria passione di pittrice e scultrice presso lo studio di Via Isonzo numero 108. Veniamo anche ad alcune delle esposizioni della pittrice. Nel 1989, presso la Galleria d'Arte Moderna a San Luca, ha tenuto una personale con opere nuove estremamente ricche di grazia poetica e di magia, sia nel segno che nel colore. Nel giorno 24 marzo 90, su invita della Zonta International Club Latina, ha tenuto una mostra personale a scopo benefico presso l'Hotel Tirreno di Latina. Nel giorno 30 maggio, sempre del 1990, è stata invitata dalla Keywords International Europe, distretto Italia, Club di Napoli, dell'Associazione Internazionale Magna Grecia, alla Gala di consegna del Premio Nazionale Solidarietà come rappresentante pittrice paesaggista napoletana. Numerose sue opere figurano in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. A tal proposito ricordiamo che alcune opere della pittrice di Milena Petrarca sono state acquistate da eminenti personaggi del mondo della politica statunitense, ad esempio dal governatore dello stato di New York, Mario Cuomo, che secondo molti, come ben sapete, potrebbe essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. E a tal proposito la pittrice è stata anche invitata per recarsi nei prossimi mesi ancora a disporre le proprie opere proprio a New York, e l'invito gli è giunto dalla Accademia degli Stati Uniti. La dote che più colpisce in chi ha il piacere di imbattersi nella pittura di Milena Petrarca è quel suo investire gli oggetti rappresentati di un fascio di luce solare che si rifrange nei colori più vivi, assecondando ed esaltando le loro virtù espressive. Una solarità, quella di Milena Petrarca, che rivela candore, capacità di stupire, immediatezza di rapporto, gioia di comunicare, qualità umane che rifuggono da ogni interno utilitaristico e che rimandano alla bellezza solare e avvincente della sua terra natia, non a caso cantata dagli antichi come Campania Felix.
E ricordiamo che Milena Petrarca è un'artista che ama le calde tonalità cromatiche su un disegno a tutto tondo, ricco di riferimenti allusivi che evocano dolci stati d'animo e riposti finimenti interiori. E quella capace di sublimarsi dinanzi al bianco di un foglio o di una tela. Benvenuta a New York, welcome to New York, le sono sempre in siamo felicissimi di averti qui tra noi a New York. È un onore, è un privilegio per tutti noi. E adesso ammiriamo questi magnifici quadri, tutti unici, tutti speciali. Io vorrei sapere un maestro come scegliere se ha come ricordina la sala di partecipato con persone adulte. Quindi ho uno schizzo, tanti che lo portavano i giovani, invece ho vinto con uno schizzo da bello. Ma il mio primo premio, sì. Prima di quello ho fatto delle sculture piccole. Questa è la prima volta, questa è la seconda, la terza, la quarta, capito? Ce lo meriti, è molto brava. Bravissima l'artista! Brava, molto brava, bellissima. E ci sono un po' di qui, non è un po' là. Come l'hai scoperta questa grande pittrice? Come hai fatto a scoprirla? How did you discover this great artist? I discovered her because I saw the magnificence of her work. Okay. Lavoro magnifico, l'hai visto subito? Yeah, when I saw the energy and the quality. Energia, qualità, subito, The vision that she put. La visione, c'è la visione. Una delle persone ha scritto che il lavoro è penetrante, penetrante. Brava, brava. Ecco le opere. Vi premetto che sono appena 90, ho fatto 3.000 e non sono tutti su queste tematiche, ma su tematiche molto importanti, sulla danza, sulla una parte, sui territori sia napoletani che da Thank you.
depositarle nei comuni. C'è una motivazione oppure, perché di solito ci sono dei quadri che tendono molto sul cubo in altri artisti, invece tu hai dei colori molto sfavillanti, molto che... È la mia terra solare. Ah, ok, perfetto. Ecco, non so, infatti volevo capire questa motivazione. Non ha delle terme proprio di Pozzuoli. Dunque questa tua carnosità e questa tua... Stavo con mio zio Tommaso, che è stato un grande ingegnere meccanico dell'asfalto e anche acquarellista inglese. Stavo con lui a studiare questi rude di assunti del Taverno. Dunque questa tua vitalità è proprio dovuta a questa formazione dall'infanzia, ho vissuto un'infanzia. Scusami se mi sono permessa, ma vedendo la mia quadri nella mia casa del salotto di mia madre c'erano tutti gli artisti napoletani, Nino Loren, Nino Taranto, i grandi cantanti, Luciano Taglioni, e mia madre era una drammaturgo importante a Pozzuoli. Che con una commedia, una canzone, ha vinto la villa di Paese di mia madre, negli anni 50, ha fatto anche la campagna elettorale con Achille Lauro, che mia madre ama Achille Lauro, era amato nella monarchia, mia madre era una monarchica, discendente inglese, quindi a Milano si scozzese, e allora sicuramente conoscevano anche, cioè conoscevano Caruso, secondo me qualcosa. Caruso, ecco, abbiamo la canzone che ha dedicato il grande, come si chiama, Caruso proprio, il grande cantante che è morto, mi viene questa canzone, era dedicata alla mia zia, ma no, con gli occhi azzurri, con la lanciata, che poi dopo non è più. Abbiamo scoperto un qualcosa di... Mia zia, io gli accarezzavo, perché lei mi raccontava di questo amore, ti racconti che frequentava la nostra casa, erano poveri. Se vedete la storia di Caruso, l'ho guardata l'altro giorno, per quello l'ho riguardata dopo, lavorava nella mia famiglia, infatti la mia famiglia era molto povera, quindi siamo stati dei benefattori, e quindi abbiamo spalmato su mia Lore, l'abbiamo vestita, l'abbiamo coccolata, l'abbiamo montata, mamma l'ha aiutata all'arte del cinema, l'hai usata a tutte le movenze che dovevo fare, alla posturale, come dovevo uscire, perché Sofia Lora ha girato proprio i primi fumetti, li girava sul lago d'Averno. Quindi io andavo a vedere queste cose. Abbiamo scavato nella tua vita privata. Quello che era il lago dei miei sogni, dove io vengevo con Zio Tommaso, che è il grande scienziato che ha brevetti dell'assalto, sono stata da mio zio. Ecco, abbiamo scoperto delle cose. grazie di cuore. Infatti volevo capire proprio questa espressività che si denota dentro qua, quello che tu stai dicendo in questo momento, insomma. Scusate, stiamo piangendo, non è una conferenza di pianto, ma sono tutti ricordi che ti fanno piacere al cuore. Grazie. Mio padre, nove figli, nove figli, perché c'era un grande amore tra mio padre e mia madre, ci portavano nelle carrozzelle antiche a vedere il teatro, partecipavamo al festival, mia madre si metteva su questa vita. Signori, questa è Dilla comunque, queste cose Dilla ci ha riunito veramente in un quadro. Sì. Sto scrivendo un libro. Bene. Presto lo dov'è il presidente? Terremo conto, eh? Sì.